Se fossimo gocce d'acqua del fiume Menotre appena sbucate dalla roccia e potessimo dare una sbirciatina alla valle che ci aspetta, ecco cosa vedremmo. Un paese, un eremo, una strada, una direzione. Se fossimo gocce d'acqua del fiume Menotre, faremmo un gran chiasso, buttandoci giù per i torrenti che attraversano l'abitato umbro di Rasiglia. Rasiglia, frazione di Foligno, ha piazze e strade d'acqua, una piccola Venezia di montagna, a più di 600 metri sul mare. L'acqua è abbondante, giovane, energica e purissima. Si beve e si imbottiglia. L'uomo la rispetta, ne cura gli argini. L'acqua è il motore di Rasiglia, la forza che ha spinto nei secoli le ruote dei mulini. Tirare l'acqua al proprio mulino è diventato un detto. Qui è ancora un fatto. Il vecchio mulino medievale ormai è fermo, ma fino a poco tempo fa Rasiglia era famosa per i suoi mugnai. I vecchi mulini erano provvisti di due macine, una per il grano e l'altra per il mais e i cereali. L'acqua non è solo forza motrice, è anche strumento per lavorare la lana. Ci sono ancora vecchi teli e vecchie piscine. Quasi tutto è rimasto com'era. Anche il lavatoio, dove le donne facevano comunità e condividevano esperienze. Nell'Ottocento il ferro sostituì il legno e i macchinari del mulino presero aspetto di industria. Gli oggetti trasmettono ancora oggi una percezione più vasta del mondo. Il grande setaccio sembra un astrolabio. Il vecchio mulino ospita nelle sue stanze un museo degli utensili da lavoro. Questa è una cardatrice per la lana. E qui si ammucchiano vasi e attrezzi da falegname, un fuso per filare. Si fa presto a dimenticare il senso di alcuni oggetti, si fa presto ad archiviare, ma questa è storia di persone e di difficoltà e di aiuto reciproco. La storia, si dice, è un fiume. Il fiume di Rasiglia è certo parte della storia. Parliamo di storia del Novecento adesso, di storia dell'elettricità. Nel 1926 qui è sorta una delle prime centrali a fonte idraulica. Il vecchio amperometro è in disuso, come la leva di azionamento, ma l'acqua non ha portato solo luce. L'acqua ha anche lavato la lana. Ad ogni maggio le famiglie portavano il gregge in piazzetta a fare il bagno e poi tosavano le pecore. La lana finiva qui nel lanificio, dove già dal 600 veniva districata e divisa e ritorta in fili. Era sempre l'acqua a far lavorare le macchine. A decidere del disegno erano poi le schede perforate, preparate singolarmente e in seguito agganciate una all'altra nella sequenza che si preferiva. Il telaio che si vede è del Novecento ed è stato attivo fino agli anni 70. Capita che oggi, grazie a un'associazione culturale di Rasiglia, si torni a tessere a mano, con passione e caparbietà, con orgoglio e rispetto, perché ad ogni passaggio di spola è la storia a ripetersi, a tornare viva tra le tue mani. Viva come l'acqua, che è sempre la stessa, ma ogni giorno è nuova. Acqua e vita e secoli di storia portano con sé leggende. Una racconta di una statua di Madonna in terracotta trovata sotto un fosso che faceva da confine tra due paesi. La statua iniziò a fare miracoli e trovò pace infine nel monastero di Madonna delle Grazie. La campagna e le colline attorno a Rasiglia erano intensamente abitate e fu necessario, a metà del 400, stabilire un codice per sedare le contese. Il codice ha il bellissimo nome di Statuto del Danno Dato. Stesso rigore, ma soprattutto stessa bellezza semplice e spontanea, sono gli elementi del piccolo borgo La Torre. Le sue mura hanno visto e custodito segreti che solo il fuoco del camino e le sue braci sanno restituire in trionfi di sapori. La rocciata è un dolce di molti ingredienti semplici, ma diventano via via mistero. L'impasto è fatto di farina, olio di semi, sale ed acqua. E da questo poco nasce un velo. Sempre più grande, sempre più sottile. Come la vita, ci spiegano, come il tempo che scorre e si consuma. La rocciata non è solo un dolce, è un vero e proprio rito della vigilia, da eseguire nei giorni di solstizio, sia d'inverno che d'estate. Prima le mele col limone, poi lo zucchero, l'uva passa. Il cacao amaro, la cioccolata fondente, noci, mandorle e nocciole. Il rosso dell'alchermes. Poi si arrotola, striscia per striscia, e si compone in ciambelle come di pelle, di trasparenze, di destino. Nei giorni di vigilia, la rocciata era cibo sufficiente, ma per tutte le altre occasioni non mancano ricette. Di pasta al sugo di tartufo, per esempio. Le strade che percorrono la valle del Menotre sono anche vie di pellegrini che si recano al santuario di Santa Maria Giacobbe, a Pale. Da sempre questa depressione che porta a Foligno ha costituito la via più semplice per attraversare l'Appennino. Le acque del Menotre sono destinate a scendere la valle e a confluire quiete nel fiume Topino. Ma qui mantengono ancora una gioiosa e ribelle intemperanza. Per scoprirne il segreto, bisogna penetrare a piedi nel segreto di un bosco. Il capriccio della natura ha imposto al fiume un dislivello di 200 metri, con 3 diversi gradini, a cui corrispondono 3 differenti spettacolari cascate. Questo sentiero, millenni e millenni fa, era il fondo di un mare ricco di coralli, poco profondo come oggi quello delle Bahamas. Una delle rocce caratteristiche è il travertino, che dà vita, attorno e sotto alle cascate, a un complesso intrico di grotte. Comprensibile che il gioco dell'acqua inviti gli appassionati di rafting ad affrontare le rapide in canoa. Le acque del Menotre si nutrono di sorgenti termominerali ricche di carbonato di calcio. Da sempre sono state considerate terapeutiche. Non per nulla gli olivi che da questa stessa terra nascono producono frutti di alta qualità. La valle del Menotre è percorsa da una strada dell'olio che abbonda di sapori ancestrali, vecchi frantoi e borghi incantevoli. Uno di questi è il comune di Trevi, con la sua caratteristica forma a chiocciola e le sue ville storiche. E a pochi chilometri da Trevi, l'altra faccia dell'acqua del Topino, della valle e della storia, le famosissime fonti del Clitunno. La bellezza del luogo ha ispirato una lunga scia di scrittori, da Virgilio a Plinio, da Byron a Carducci. Acqua sacra, pura e cristallina, tanto da poter contare le pietruzze lucenti sul fondo. Dolcissima onda, sereno gorgo, queste le loro parole. Numerosi i caratteristici cigni, le anatre, le trote, i romani credevano che nelle profondità del laghetto abitasse il dio del fiume Clitunno. Qui si immergevano i buoi prima del sacrificio perché le acque li rendessero candidi. Qui veniva l'imperatore Caligola a consultare l'oracolo, qui sorgevano templi e ville e terme. Il fiume in passato era navigabile e divertente, come racconta Plinio, perché la corrente era forte. Le navi attraverso il Tevere potevano raggiungere Roma. Lo specchio d'acqua dai colori intensi e cangianti è ricco di rare specie vegetali che contribuiscono a dare un'aura d'incanto. Le rive sono circondate da una fitta vegetazione, in particolare salici piangenti e pioppi. Il laghetto è formato da sorgenti sotterranee che sbucano da fessurazioni della roccia attraverso le polle. Nel 440 d.C., un tremendo terremoto che durò 6 mesi disperse gran parte delle vene sorgive. Il tempietto al dio è stato ricostruito in epoca longobarda con i resti dei numerosi templi romani rimasti a terra. Attorno al tempio sopravvivono anche le mura di un grande albergo che fino a qualche decina di anni fa si era mantenuto ritrovo alla moda. Poi la costruzione dell'autostrada ha spostato il traffico lontano dalla via Flaminia e il bel mondo ha cercato altre mete. La bellezza però è rimasta qui, intonsa. La valle del Clitunno è molto fertile. Viene coltivata grano e colza. Ma il Topino, che raccoglie le acque del Menotre e poi ancora quelle del Clitunno, resta un fiume a rischio esondazione. Un problema antico. Nel 2013 è emersa un'antica banchina che risale al 1600. Scendiamo la valle, seguiamo il percorso del Topino che si insinua tranquillo e cordiale, come un amico di famiglia, tra ponti e case. Poi, di nuovo, il mistero. Questo laghetto è detto dell'Aisillo, cioè dell'abisso. È sorgivo come il laghetto del Clitunno, ma molto più profondo, ben 13 metri. Nelle sue acque oggi fanno scuola i sub. Ieri si nascondevano storie terrificanti di vendette e annegamenti. Altri due laghetti simili sono stati chiusi per coltivarne il terreno. Terreno fertile, colline, acqua generosa e umbria. La somma non può dare che vitigni di qualità. Cantine che sembrano voler nascondere, insieme alle bottiglie, i preziosi segreti della perfetta degustazione. Il Sagrantino di Montefalco, o il Montefalco Sagrantino, è infatti un vino autoctono che deve sottostare a rigidi criteri di vinificazione per mantenere il marchio DOCG. (30 mesi almeno deve durare l'invecchiamento, di cui 12 in botti di legno per il Sagrantino secco. Si produce anche una versione passito, adatto a dolci da forno, crostate di marmellate di more o altri frutti rossi. Il secco va abbinato a grandi arrosti, cacciagione, selvaggina da pelo e formaggi a pasta dura. La storia del Sagrantino è storia di un'intera popolazione. Le viti si coltivavano in famiglia nei piccoli orti al centro del paese. La città di Montefalco si affaccia sulle valli del Topino, del Clitunno e del Tevere. La chiamano per questo Ringhiera dell'Umbria. Tra le sue mura custodisce la chiesa di San Francesco e nella chiesa la cappella del coro, affrescata da Benozzo Gozzoli con le storie del santo poverello. In uno dei riquadri c'è la città di Montefalco. Una lettera a Beato Angelico è la riprova che Benozzo sia l'artefice. A poca distanza da un altro luogo sacro parte la caccia a un diverso tesoro. Chi conosce questi cani sa già cosa cercano con tanta passione e cosa consegnano al padrone in cambio di un piccolo compenso in cibo. Un tartufo pregiato. Scendiamo come le gocce dei fiumi ancora più a valle. Su queste terre, che oggi appaiono così fitte di case e di industrie, l'uomo aveva già messo piede migliaia di anni fa e aveva creato centri abitati, preziosi come gioielli, che sono arrivati a noi miracolosamente intatti. Uno di questi è Bevagna. La città conserva il suo aspetto medievale. Il Palazzo Gotico dei Consoli ospita al suo interno un piccolo teatro in stile elisabettiano. Ma accanto alle mura dell'epoca spuntano resti romani. E se si va a cercare tra i resti archeologici, si trovano manufatti che risalgono all'età del ferro. Di epoca longobarda è il termine gualchiera, il nome di questo macchinario che, spinto dall'acqua, percuote stracci. Gli stracci sono stati già selezionati in base alla loro natura vegetale, lino, cotone o canapa, e poi messi a macerare. Qui, sotto la pressa a magli, devono diventare poltiglia. La poltiglia viene ulteriormente macerata e passata con un setaccio, detto modulo, per farne pasta da carta. La pasta viene messa sul feltro e impressa con il marchio del fabbricante. E i feltri, uno sull'altro, vengono pressati e messi ad asciugare. Poi i fogli, staccati dal feltro, passano alla collatura, dove vengono trattati con gelatina o colla animale. E infine satinati. Le metodologie antiche di lavorazione della carta vengono tenute in vita con lo stesso rispetto degli edifici medievali, perché sono anch'esse opere d'arte, gioielli. Dove c'è acqua ci sono terme, dove ci sono terme ci sono stati i romani. Questo è un mosaico risalente al II secolo d.C. Rappresenta animali marini che sul fondo della piscina del Frigidarium, per effetto del movimento delle acque, dovevano sembrare vivi. Vivi come l'acqua che adesso a Bevagna riempie lo spazio dei lavatoi medievali. Come il Menotre ha fatto a Rasiglia, adesso il fiume qui si chiama Timia, dopo essere diventato Teverone e ancor prima Clitunno. Ma è la stessa acqua, come la stessa è la storia del mondo.